Salve a tutti, siamo a Molinella, in provincia di Bologna, e qui un tempo c'era il borgo di Durazzo. Rimane solo il campanile. Fra poco vi racconterò la storia intera, ma partiamo dalla leggenda. Tu cosa sai della leggenda, Erika? Leggenda dice che qua un tempo, ove sorgeva la chiesa, che dovrebbe essere più o meno qua in questa zona, la terra si sia spaccata a metà, si sia proprio aperta, e abbia inghiottito chiesa e a questo punto anche borgo circostante. E poi si sia richiusa completamente su di essa. Quindi la leggenda parla di un terremoto e non di un'alluvione, come dovrebbe essere nella storia. Esatto. Ok, invece la storia è un po' diversa e adesso la sentiamo. Il borgo di Durazzo nacque in un periodo precedente alla stessa Molinella e, durante il Medioevo, raggiunse un certo grado di prosperità economica e di rilevanza commerciale. Tuttavia, nel 1296 subì un assalto e un saccheggio da parte di un gruppo di argentani che agivano per conto della famiglia Estense. Durazzo si trovava lungo la via di comunicazione che collegava Argenta, Cavalli, Mezzolara e San Martino in Argine. La prima chiesa di cui si ha documentazione risale alla metà del XVI secolo ed era dedicata ai santi Filippo e Giacomo. Tuttavia, a causa delle frequenti inondazioni, la struttura andò in rovina intorno al 1600. Nel 1620 i fratelli Rizzardo e Ugo Pepoli fecero erigere una nuova chiesa con annesso campanile, dedicata nuovamente ai santi Filippo e Giacomo, posizionata a nord-est rispetto alla vecchia chiesa. Questa nuova costruzione misurava 5,5 metri in lunghezza, 4 metri di larghezza e 7 metri in altezza. Nonostante la nuova chiesa fosse situata in una posizione più elevata, anch'essa subì gravi danni a causa delle inondazioni. Nel 1823 il parroco Francesco Way si trovò nell'impossibilità di celebrare la messa e il 19 agosto 1828 l'edificio venne dichiarato inadeguato per le funzioni religiose, portando all'abbandono della chiesa. Di conseguenza la comunità di Durazzo fu incorporata nella parrocchia di San Martino in Argine e poco dopo l'edificio crollò. Solo il campanile rimase in piedi, sebbene interrato per circa 3 metri a causa dei detriti alluvionali. Nel 1992 il campanile è stato restaurato dal Circolo Amici dei Monumenti di Molinella, preservando la sua memoria storica. Intorno a Durazzo, in un'area conosciuta come La Chiavica, sorgeva un oratorio della Beata Vergine del Rosario, utilizzato come luogo di culto dopo il crollo della chiesa. Tuttavia, questa costruzione fu distrutta durante gli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Oggi, le case rurali che fanno parte dell'antico borgo di Durazzo sono ancora in gran parte abitate. Il campanile rimane un simbolo significativo e il fulcro del piccolo complesso contadino, testimoniando la storia e la resilienza della comunità nel corso dei secoli.